Buona domenica amici di Rete 8, bentornati all'appuntamento con la pasticceria. Anche oggi con grande piacere vi saluto da Scanno, dalla pasticceria storica Pan dell'Orso, insieme al nostro grande Angelo Di Masso. Buongiorno Jennifer, grazie di essere ritornati a Scanno e un caro saluto a tutti i telespettatori di Rete 8. Grazie Angelo, guarda, i tuoi consigli vanno veramente a gonfie vele, le tue puntate piacciono tantissimo perché veramente le ricette del nostro chef pasticcere sono rifacibili a casa e questa è una cosa importantissima per sì, noi. Sì, beh, io penso che sia la cosa più importante sì. Nella comunicazione della semplicità. E poi nelle cose semplici si possono fare grandi cose. Assolutamente sì. Allora, oggi che ci proponi? Allora, oggi, beh, insomma, è il pioniere della famiglia Di Masso, che è il pan dell'orso, che è una base di pan di Spagna leggero alle mandorle. L'abbiamo già fatto ed è meraviglioso. E poi in questo periodo, sia anche nel Vastese che ci sono delle arance straordinarie, noi le andiamo a prendere, facciamo una composta di arance, maciniamo con un cutter a casa 100 grammi di arance, 50 grammi di zucchero, con tutta la buccia. A livello aromatico sprigionano delle note... Arance non trattate, mi raccomando. No, assolutamente. E voglio salutare il nostro amico, il nostro chef Marco Caldora, che dice, parla sempre delle arance della Costa dei Trabocchi, che dice, fatorceli young. Perché sono un po' più amare, ma in realtà sono veramente buonissime e crescono in maniera spontanea. Spontanea. Io lo saluto con grande affetto, Marco, e tutta la famiglia, ovviamente, del loro ristorante, che sono straordinari, è vero. Dei piatti straordinari. Sì. Allora, tornando a noi, utilizziamo come base una pasta frolla al cioccolato, anche qui già abbiamo, come Fabrizio aveva, Camplone aveva già detto, solamente che sostituiamo un pochettino di farina, 100 grammi di farina se è su un chilo, con il cacao. E ottenuta la nostra pasta frolla, prendiamo il pan dell'orso, gli facciamo un buco centrale, per poi il tappo lo andremo per decorazione, utilizzando la decorazione prendiamo la nostra composta d'arance. Che meraviglia, Angelo! Ma quindi queste sono solo arance frullate con lo zucchero con e basta? Un pochettino di zucchero e basta, cioè sì, molto... e basta. Si mantengono bene, che comunque c'è lo zucchero, quindi non è cotto. No, assolutamente. Ma che io meraviglia, devo dire, non amo cuocere tantissimo la frutta, sì, perché è vero, nel momento cambia in cui c'è una trasformazione a livello proprio di inversione di zuccheri della frutta, che comunque perdono la loro nota di freschezza, così come per i lamponi e i frutti di bosco nel periodo estivo e tutto quello della frutta. In questo periodo abbiamo dei mandarini straordinari e queste arance della nostra amata Abruzzo straordinarie. E questa è una pasta frolla al cacao praticamente? Una pasta frolla al cacao, semplicissima. Mettiamo il pan dell'orso, qui abbiamo nella masticazione della pasta frolla croccante, l'acidità, cioè in parte delle arance, base montata del pan di Spagna, come spiegavo l'altra volta, il pan dell'orso fa parte della famiglia dei pan di Spagna. Sì. Montiamo della panna con sempre composta di arance, vedete? Misceliamo leggermente. Anche qui possiamo fare o 1-1-1, cioè 100 grammi di panna, 100 grammi di crema pasticcera e allo stesso tempo 100 grammi di composta di arance, oppure mettere meno arance e di pari peso sia la panna che per quanto riguarda la crema pasticcera. Crema pasticcera semplicissima. Quindi qui abbiamo crema pasticcera, vabbè, la classica crema pasticcera. Sì, crema facciamo pasticcera, ecco. Poi la panna e la composta di arance. Questa Perfetto. Deve essere una cosa allora, fantastica. Se noi vogliamo dare una maggior struttura, basta montare leggermente di più. L'importante è non montare in maniera eccessiva la panna, proprio per la questione che andiamo a sgranare troppo il grasso dalla parte liquida, che comunque la panna è un'emulsione perfetta di grasso con liquido. Con liquido, ok. Una volta ottenuto la nostra consistenza, che noi
desideriamo. Riprendiamo il nostro sac à poche. Riprendiamo il nostro sac à poche, la nostra crema all'arancio. Che bella! Questa deve essere veramente buonissima. Sì, poi sono i profumi della... Ah, io poi adoro le arance, ma sono proprio una mia passione, uno dei miei frutti preferiti, quindi io credo, cioè, le metterei ovunque, poi. Anche nell'insalata le metto. No, 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 ma fai benissimo. E fanno anche tagliamo, tanto bene. Sì, la parte della sacca per far uscire... Che bello! Ecco. Dobbiamo abbondare. Abbondare, sì. Il tappino che avevamo, guardate che meraviglia, messo, e facciamo uno spuntone di crema. Poi, quindi questo come lo chiamiamo? Questa si chiama la tana dell'orso. La tana dell'orso! Visto che noi siamo... Cioè, ma che meraviglia! L'orso viene ogni tanto pure a visitarci e si viene pure a mangiare. Davvero? L'orsetto, sì. No, no, sul serio, non sto scherzando. Scanno è di casa. Allora, poi dopo, con del cioccolato, per chi vuole, oppure una spolverata, andiamo che bello a riprendere la base di fondo della pasta frolla. Wow, Angelo! Allora, poi a secondo della golosità che uno ha, mette il cioccolato, se più. Guarda, o è di un'eleganza. È sì, poi si può proprio fare ancora un... Dai, facciamolo. Facciamo scendere un po' di composta. Ecco, sì, sì, proprio giusto una... Un goccino per rimandare proprio all'interno. Vabbè, un po' di più, però non ci sta male. Ci sta benissimo. Giusto per far vedere il contenuto di quello che è all'interno. Cioè, questa guardate la consistenza della crema, pazzesca. Semplicissima, dove non ci sono nessun tipo di addensanti, che sono tutta natura. Sì. Si utilizzano, io li utilizzo quando servono, perché ovvio nella pasticceria un dolce da dessert non deve avere una struttura che deve reggere tanto. Per quanto riguarda invece il bancone da pasticceria, certo, un dolce deve mantenere per qualche ora in più, ma con questo sono sempre prodotti tutti genuini, molto naturali e genuini, da materie prime della nostra regione Abruzzo, sì, anche per la pasticceria. E questa è veramente una mission importante, e ti voglio fare i complimenti per questa tua scelta, Angelo. Grazie. Perché non è facile. Abbiamo parlato del fatto, no, che in tanti ti hanno chiesto perché hai deciso di rimanere qui a Scanno, visto che sei così bravo, avresti potuto comunque ampliare o scegliere, diciamo, un'altra location per la tua attività. Invece io ti faccio i complimenti, perché secondo me qui invece... Grazie. Hai trovato proprio la tua casa e sì, la tua anima, ed è una cosa bellissima. Fondamentale, che è la cosa più importante e più bella. E poi, come dico sempre, è ovvio che noi lavoriamo per avere un guadagno e poter andare avanti nella vita, però in primis è quello comunque che regaliamo emozioni, così come per la tua grande professionalità. Che ringrazio, Angelo. Fai questo lavoro con grande passione, quella che non deve mai mancare. Quello che è, come ogni tipo di lavoro, è tutto quello che deve far fare la differenza è la passione. No? Grazie, Angelo. Grazie a te, Jennifer. Grazie anche per il tuo immenso profilo umano, veramente. Grazie. Complimenti. Grazie. E grazie a tutti voi che ci seguite costantemente. Vi ricordiamo che l'appuntamento con noi è quotidiano. Io vi aspetto, come sempre, tutti i giorni su Rete 8. Un caro saluto.